È stata inaugurata stamattina la nuova sede dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Amelia, al servizio di oltre 10 comuni. Antonello Brughini. È un rapporto ormai trentennale. La prima presenza dei Vigili del Fuoco ad Amelia risale al 1994, quando venne aperto il distaccamento di Via Nocicchia. 3 decenni in cui sono cambiate le esigenze della popolazione e degli stessi pompieri, è cambiato in parte il territorio, gli spazi sono diventati via via sempre più stretti. Questa è una sede, diciamo, che è al passo con i tempi, fra l'altro anche è un impianto fotovoltaico, quindi c'è un'innovazione tecnologica e questo fa parte, diciamo, di tutto il progetto di ammodernamento delle nostre sedi, che va di pari passo con gli altri due filoni, che sono l'ammodernamento del parco mezzo e soprattutto l'incremento di personale. L'inaugurazione della nuova sede dei Vigili del Fuoco in Viale Europa segna una svolta importante anche per i comuni di Alviano, Attigliano, Avigliano Umbro, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecchio, Penna in Teverina e in parte Narni e Montecastrilli. Vogliamo che questo sia un luogo aperto alla popolazione, ai bambini, ai ragazzi, agli anziani, a chiunque abbia voglia di conoscere ancora meglio, ancora di più quelle che sono le regole per garantire la sicurezza. Ci deve essere massima osmosi tra quella che è la comunità e il corpo nazionale. 28 unità distribuite sui 4 turni. Il comandante è Paolo Nicolucci. All'inizio del 2018 la consegna di alcuni locali utilizzati precedentemente dal Corpo Forestale dello Stato. Poi, nel marzo di 2 anni fa, il trasferimento in questa struttura comprensiva soprattutto di una nuova autorimessa per il ricovero dei mezzi di soccorso. Sì, con completamento dell'autorimessa finalmente si inaugura questo distaccamento di ultima generazione per aumentare la presenza e fortificare la presenza dei vigili del fuoco sul territorio, migliorarne l'operatività e l'efficienza, quindi maggiore sicurezza per i cittadini.